Ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Ragazzi, scusate l'assenza, ma questa settimana proprio non me la sentivo proprio di fare delle pulizie. Sì, ho pulito casa, ma in modo superficiale perché ero senza energie. Quest'estate, non so il perché, a differenza delle altre estate, mi ha tolto tanta energia e l'ultima settimana sono stata davvero scarica, ragazzi. Ma adesso c'è una bella giornata e si è rinfrescata l'aria e mi sento molto molto meglio, e perciò cominciamo con i nostri video di pulizie per darci la giusta motivazione. Allora ragazzi, in questo video io vi faccio vedere come vado a pulire la mia lavastoviglie. Io la lavastoviglie la pulisco una volta a settimana perché ho paura che mi si formano cattivi odori. Il detersivo che uso giornalmente anche per la lavastoviglie, oltre a mettere il detersivo adatto per la lavastoviglie, io ogni giorno vado a mettere il Rio Melaceto, ragazzi, perché è un ottimo prodotto, perché ha quell'odore di mele mischiato con l'aceto. Comunque, ho smontato vari pezzi della lavastoviglie, però avevo due cosine nel lavello e li sto lavando pure, e li vado a lavare sotto acqua corrente con il detersivo dei piatti. Ragazzi, io non so se questo filtro si smonta, ho paura di smuoverlo, se chissà si rompe. Penso che si smonterebbe in due pezzi, ma io non lo so fare, lo lavo così. Comunque, dopo che ho svuotato il lavello, vado a lavare anche l'elica della lavastoviglie. Non so come smontare l'altro, ho paura, ogni volta con la lavastoviglie io ho paura a smontarla. E forse si leva con tutto il cestello, non lo so, ma io ogni volta il sopra non riesco a levarlo. Dopo aver insaponato la mia lavastoviglie, l'ho insaponata con il Rio Melaceto e un pochino di detersivo per i piatti, e devo essere sincera, ho messo anche il detersivo dei piatti. Dopo averla sciacquata la lavastoviglie, io vado a spruzzare poi il mio prodotto che faccio io. Ragazzi, allora io vi propongo, perché in questi giorni l'ho usato, perché l'avevo accantonato questo prodotto, ragazzi, era un prodotto che facevo nei miei precedenti video, lo facevo con l'aceto di alcol, con l'alcol, quello disinfettante, quello rosa, e il detersivo per i piatti, e poi aggiungevo un po' d'acqua. Io mi ci trovavo abbastanza bene con questo prodotto, solo che Giuseppe non ama l'odore dell'aceto, perciò lo devo camuffare ben forte. Comunque, con questo prodotto io vado a pulire tutta casa, si può dire, perché vado a pulire anche il piano cottura, vado a pulire gli specchi, il tavolo, le sedie, tutto. E niente ragazzi, comunque uso questo prodotto che vi ripropongo, e poi metto il sale nella lavastoviglie. Il sale non lo metto sempre, lo metto quando la lavastoviglie me lo richiede. Ragazzi, per un buon funzionamento di una lavastoviglie e tenerla bella pulita e una buona manutenzione, la lavastoviglie lava bene. Comunque vado a mettere anche il brillantante perché mi era finito, e io me ne accorgo della lampadina che c'è, che tipo si diventa trasparente, so che devo mettere il brillantante. Io non sono pratica molto di lavastoviglie perché ha da poco che ce l'ho, però devo dire che ho preso dei consigli tramite voi, tramite alcune che hanno la lavastoviglie, e devo dire che vi devo ringraziare tanto
perché mi avete aiutato a usare la lavastoviglie. Comunque con questo prodotto io vado a lavare anche l'interno della friggitrice d'aria. Ieri sera avevo fatto delle cose sulla friggitrice d'aria e non l'avevo lavata, e io la vado a lavare con questo prodotto che mi ci trovo abbastanza veramente bene, sgrassa bene perché c'è anche detersivo dei piatti, lucida e non lascia cattivi odori. Infine ragazzi, vado a pulire il tavolo. Oggi non avevo tanto da fare e vado a pulire il tavolo e vado a mettere la mia decorazione che ho fatto per l'autunno. E ragazzi, io amo l'autunno e ho messo questo vassoio, io ho messo questa zucchetta, in quel barattolo ci sono tutte le zucche piccoline, e accendo una bella candela profumata mentre l'aria si va rinfrescando e io vi godo la giornata. Io vi auguro una buona domenica ragazzi, spero che il video vi piaccia, vi faccia da compagnia, soprattutto vi faccia anche motivazione. Vi ricordo l'iscrizione al canale, l'attivazione della campanella per non perdere i prossimi mio video. Ci vediamo lunedì con un nuovo video di pulizia, belli, carichi, carichi ragazzi. Un bacione grossissimo e ciao ciao a tutti!